Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amicone Roberto Dauria, che saluto e spero di vedere il prima possibile finita questa emergenza sanitaria. Il grande Roberto mi chiede di parlare di un filmone del 1970 della nuova Hollywood del grandissimo John Cassavetes, attore e regista formidabile, che qui porta in scena un capolavoro, secondo me, della nuova Hollywood, un capolavoro di scrittura e di messa in scena, ovvero Mariti. Questo film è un film bellissimo, la storia è veramente semplice. Tre amici si ritrovano al funerale di un quarto amico e lì decidono praticamente di prendersi una pausa dalle loro vite, dalle loro mogli, dai loro figli e tutto il resto. Iniziano a bighellonare e fare casino per New York. Poi decidono di trasferirsi a Londra e dopo che uno di loro ha litigato con la moglie che non ne vuole più sapere, quando arrivano a Londra si trovano delle donne e poi di lì tutto il resto che non vi voglio dire, perché il film, insomma, magari in molti questo Mariti non l'hanno visto. La Mariti è un film clamoroso sotto il punto di vista estetico, prima di tutto perché Cassavetes è un grandissimo a livello tecnico. La regia è perfetta, macchina a mano, movimenti di macchina innovativi, proprio nel come sta attaccato ai propri personaggi. La nuova Hollywood si sente che il realismo viene portato sempre alla ribalta da un Cassavetes clamoroso, che recita anche benissimo nella parte di Gus, uno dei tre amici. Gli altri sono Archie, interpretato da un grandissimo Peter Falk, ed infine il meraviglioso Ben Gazzara, che fa Harry. Questi sono i tre amici, e Stuart era il morto, diciamo così. È un film bellissimo, dice, ripeto, un film che ci porta attraverso lo sguardo di tre uomini di mezza età, tre mariti, che vogliono cercare di trovare un certo tipo di felicità nella solitudine, anche della mancanza di un certo tipo di famiglia e nel ritrovo dell'amicizia pura. E questo però piano piano comincia a sbattere incontro alla realtà della vita e anche alla realtà dei loro pensieri. Un film difficilissimo in realtà da recensire, perché è un film fatto di emozioni, un film fatto di dialoghi straordinari e di silenzi splendidi. Poi è un film, come ho detto, che ha un montaggio perfetto, proprio perché riesce con quelle scene molto tranquille, a volte molto lente come inquadrature, a dare proprio il senso della narrazione, di quello che il nostro regista ci vuole portare a far pensare. Un'altra volta fa un discorso enorme sulla famiglia, su cosa vuol dire essere marito, su cosa vuol dire essere padre, ma anche sulla libertà, insomma, e sulla mancanza della stessa, oltre che naturalmente sulla vita e sulla morte e sulla vecchiaia. Il nostro dice poi di essersi ispirato all'Ulisse di Joyce, dove in effetti quattro, diciamo, movimenti di chiave dell'Ulisse qui possono essere definiti nel funerale, pub, bordello, ritorno a casa. E poi è un film che racconta, diciamo, la classe media americana in un certo senso, in tutte le sue contraddizioni e in tutta la sua anche bontà in un certo senso, e lo fa senza fare giochetti, lo fa attraverso un film scritto e diretto proprio perfettamente in quel senso, una forma e una sostanza che si uniscono alla stragrande in un dramma, alla fine un dramma per tre uomini, che a tratti è anche una commedia, che a tratti diventa anche nero, se vogliamo, che a me ha fatto anche ridere, appunto, sono un po' fatto male, ma ripeto, secondo me Cassavetes proprio riesce a mettere in scena un suo soggetto, una sua sceneggiatura davvero autore, riconoscibile sia per cosa dice, per come lo dice e soprattutto anche per come dirige gli attori e per come recita, perché, ripeto, è uno dei tre ed è grandissimo, con una sonora eccezionale, montaggio dello stesso, come ho detto prima, a Cassavetes, stupendo, proprio perché lo stesso regista fa benissimo come portare in scena e mettere in scena questa storia, che oltretutto da noi è uscita alle 95 minuti, che credo di aver visto io solo la versione da 138, quella americana, di aver rivisto una volta su Rai 3. Purtroppo non ho visto quella da 160, che era Director Scott, e poi ci sarebbe una in realtà che dovrebbe essere addirittura di 210-220 minuti, ma che i produttori l'hanno massacrata, perché hanno costretto il nostro a tagliare, dice, un'ora e mezzo di questo grandissimo film. Immagino cosa sarebbe stato con un'altra ora di roba, ma già così per me è un mezzo capolavoro, se non un capolavoro tutto, un film adorabile, uno di quei film che ormai non si fa più. Difficilissimo parlare di amore, di morte, di amicizia, e difficilissimo soprattutto farlo con questo tocco magico che Cassavetes aveva, ed era uno dei pochi ad averlo, perché era uno di quelli che sapevano entrare nell'animo umano, riusciva a scandagliare cose semplici per poi in realtà portarci avanti a cose difficilissime che dividono appunto la nostra vita nel bene e nel male, nelle nostre scelte quotidiane. Grandissimo Cassavetes, grandissimo gioco di attori, veramente meravigliosi tutti. Il link è qua sotto, spero non fatevelo sfuggire, perché questo è da collezionare assolutamente.